Il 5.000 dollari Pot Limit Omaha 6 Max ha portato in dote a Dario Aliotto la seconda bandierina di questa campagna WSOP. E chiediamo a Dario che cosa questo 40° posto ha dato a livello di indicazioni in vista del Championship di Omaha in programma a partire da giovedì. Guarda, io questo torneo, come dicevo all'inizio, il day 1 è stato veramente già un grandissimo risultato riuscire a passare, visto comunque che giocavo praticamente senza carte. Le due ero partito con uno stack sotto media, ma comunque io non ho mai problemi con quei tipi di stack a gestirmeli. Poi più avanti un po' ero salito fino a circa 52.000 chips, però poi non ho avuto fortuna quando comunque ero un po' in condizione di giocare post flop. Purtroppo non ho avuto delle mani, mi è capitata anche una mano dove, diciamo, ho cercato di fare pot control perché avevo una coppia più draw, più combo draw di scala e di colore, però il mio avversario ha preso la doppia coppia superiore. Comunque, niente, ho gestito lo stack e poi alla fine in zona ball ovviamente non è stato molto faticoso onestamente cercare di sopravvivere, perché anche lì non è che ho avuto delle grandi mani. L'unico fold che ho fatto, che forse con le chips aveva crollato, è una mano da small blind KK Jack 6 con tre quadri, ma è una mano che anche se ho lo stack so che collo solo per implied odds, perché fuori posizione gioca veramente male una mano del genere. Quindi alla fine va bene così. Quando dopo la bolla comunque ho perso un coin flip, passo K7-9 contro Jack K-Donna, io avevo l'asse suited, il mio avversario aveva una mano offsuit rainbow, quindi giocavo in flip, niente, non è andata, pazienza, comunque posso ritenermi soddisfatto in vista del 10K. Vediamo, perché io finora ho partecipato a quel torneo 2006-2007-2008 sei volte, di cui ho fatto un final table, un quinto posto, un 19° e un 30° se ricordo bene. Quindi cioè, quel torneo lì è proprio il mio torneo, vedremo. Diciamo, questo è stato servito un po' di riscaldamento, ovviamente puntiamo tutto su quello lì.